La professione della consulenza finanziaria ha delle caratteristiche che la rendono particolarmente adatta alle professioniste donne. La percentuale di donne sul totale dei consulenti finanziari è in crescita, anche se ancora un po' bassa. E parliamo con Claudio Delle Piane, area manager di Finico Bank Liguria. A livello nazionale la media è del 22%, nell'area che coordino siamo un po' più alti, siamo al 26%, quindi più di una su quattro. Sarebbe molto importante crescere da questo punto di vista e puntare almeno ad un 40%, che sarebbe un salto assolutamente importante. Invito chi è neolaureata ad ascoltare le nostre proposte, a venirci a parlare e valutare questa professione che per una donna ha veramente dei vantaggi importanti. Ecco, di questo vi parlerà Sara Strufaldi, che è la nostra consulente finanziaria più importante dell'area a livello di masse e che può dare dei consigli in questo senso. La Liguria è all'avanguardia rispetto alla tendenza nazionale perché oltre un quarto dei consulenti finanziari che lavora sul territorio è rappresentato da donne, con una percentuale che raggiunge il 26%. Sara Strufaldi, che lavora nell'ufficio di Via 20 Settembre, ci spiega perché la consulenza finanziaria può essere la professione ideale per una donna. Beh, io parlo della mia esperienza personale, ma penso che sia estendibile. Allora, io ho lavorato dal 1997 in banca, ho fatto vari istituti nazionali, internazionali e poi sono arrivata dopo, diciamo, una certa seniority a maturare il coraggio di fare, quindi uscire dalla banca come dipendente e diventare un consulente indipendente e quindi autonoma. Quando ho fatto questo passo, avevo 20 anni di banca alle spalle. Per me è stato veramente un cambiamento di vita importantissimo che mi ha fatto recuperare tanto tempo nella gestione soprattutto della famiglia, perché io le ho ammine e quindi essere padroni del proprio tempo, modulare la propria giornata, poter lavorare su appuntamento è stato veramente un passaggio importantissimo e lo suggerisco, cioè suggerisco alle donne la professione perché l'importanza della gestione del tempo è un valore. La seconda ragione è una ragione più pratica, ma sicuramente questo è un lavoro in cui le pari opportunità sono garantite, cioè un consulente uomo, un consulente donna già da molto tempo guadagnano esattamente uguale e questo diciamo, non è così per tutti i settori, quindi invece per la professione questo secondo me è un grande appeal. Ci sono poi altre ragioni che sono legate, diciamo, all'ambizione personale, no? Lavorare nella consulenza può avere vari sviluppi, sia una crescita orizzontale nel proprio lavoro, quindi partire dall'essere un consulente junior, maturare una seniority, quindi fino a diventare appunto un senior crescente nel ruolo. Questo è un lavoro che consente di essere sempre più professionali se uno non perde la voglia di studiare, di aggiornarsi, è un lavoro molto stimolante, mai uguale, che quindi permette nel corso degli anni di non annoiarsi, perché uno può diventare un consulente, diciamo, un professionista sempre più completo. Oppure cerco anche la possibilità di crescere in verticale, fine qua dei ruoli, diciamo, manageriali intermedi, che sono il group manager, l'area manager, quindi anche questo è importante, se c'è un'ambizione di questa natura, all'interno appunto di una rete come questa si può svolgere anche dei ruoli manageriali. Infine, penso che il ruolo del consulente sia giusto per una donna perché alcune donne abbiamo, cioè noi donne abbiamo nel DNA la tematica dell'accudimento, no? Questo è un lavoro incentrato sulla relazione, sulle relazioni, sulla relazione con il cliente e che prevede quindi proprio il prendersi cura del cliente a tutto tondo nella gestione della sua ricchezza, della famiglia, dei bisogni di vita. E penso che le donne abbiano una predisposizione naturale per questo.